Ma io credo che il discorso del rigore non andrà mai archiviata questa storia, no? È una cosa che, piaccia o no, mi porterò dentro per sempre. D'altronde era il sogno della mia vita calcistica e per come è finita è qualcosa, insomma, che non posso mettere da parte, è impossibile. Posso chiedere una cosa, ma non ti dà fastidio che Certo. a Massaro e Baresi nessuno dica mai niente, se la prendono sempre con te? No, ma cioè, io ho dato il colpo finale, no? È quello il problema, no? Comunque, ognuno se la vive alla sua maniera, no? Io l'ho vissuta malissimo proprio perché forse era qualcosa che ho rincorso da sempre. Arrivare lì dopo averlo sognato per milioni di notti, no? Averlo sognato di vincerlo, di realizzare questo sogno in tutti i modi, poi la realtà invece è stata quella a cui non avevo mai pensato, no? E per cui poi, è qualcosa che al di là di tutti, No, è anche il mio. gli errori che si fanno nella vita, questo è qualcosa, insomma, che non cancelli, insomma. Quel gesto era un atto di gratitudine verso la gente di Firenze, perché io sono arrivato a Firenze nell'85 e praticamente per 2 anni non ho mai giocato per l'infortunio che avevo avuto, no? Però la gente mi aspettava, mi ha aspettato, mi voleva bene, per cui era nato un rapporto veramente diverso, no? Nel senso che mi volevano bene anche se non avevo mai giocato. Io questa cosa non l'ho mai dimenticata, no? E quando poi è successo quello che è successo, il mio trasferimento e tutto, era solo un atto per dire grazie alla città, ai tifosi, perché mi avevano sostenuto in quegli anni difficili e io non lo dimenticavo, non lo dimentico perché, come non dimentico tutto quello che è stata la mia carriera e il rispetto che ho avuto verso tutti i tifosi. Con cui ho avuto un rapporto ovviamente affettivo, no? Ma sono tre capitoli importantissimi sicuramente, però io non voglio neanche dimenticare le altre squadre con cui ho avuto il piacere e l'onore di giocare, no? Qui, come hanno già detto, si è dovuto tagliare una parte importante di quella che è stata la mia carriera, però questo non mi fa dimenticare l'affetto che ho provato per le città, per le tifoserie con cui mi sono rapportato in questi anni, per cui per me sono state tutte importanti e a tutte devo dire grazie per quello che ho ricevuto. Per quanto mi riguarda è qualcosa che ovviamente ho scoperto nella vita, no? A volte uno guarda solo l'atto finale, però se poi riesci a un certo punto della sua vita a riflettere, a capire che veramente è quello che tu dai in quel tragitto che fai per arrivare all'obiettivo, che è la cosa più importante, il fatto di realizzarsi, di sentire di aver fatto tutto, quella è la cosa più appagante, al di là che uno possa alla fine arrivare primo, secondo o terzo, no? È proprio tutto quello che uno riesce a mettere in quel desiderio infinito che ha per arrivare a raggiungere il suo obiettivo. Se posso dire qualcosa, io credo che Andrea lo abbia fatto veramente, abbia fatto questo percorso, poi lo dirà sicuramente lui, con grande passione. Io sono infinitamente grato per quello che ha a lui, a Valentina, a Letizia, a loro, insomma, a tutti quanti, perché devo dire che hanno fatto un lavoro veramente incredibile che mi rende, insomma, veramente felice. Oddio, guarda, non lo so, io la vivo da fuori e non saprei giudicare bene come la vivono oggi i ragazzi, no? Il calcio. Sicuramente direi una cosa che magari non ha senso, per cui preferisco no, non giudicare. L'altra domanda, scusa, qual era? Cosa ti ha convinto? Ah, sì, scusami. Devo dire che se oggi siamo qua, in gran parte è merito di Vittorio, perché
per come la vedevo io, dicevo, ma figurati, ma chi interessa la mia vita, la mia storia, quello che è successo, perché alla fine sono così. E devo dire che è stato gran parte merito suo, perché mi ha convinto. Io, devo dire la verità, non l'avrei mai fatto di scelta mia, assolutamente, perché veramente a volte quando ne parlavamo dicevo, provavo vergogna, dicevo ma no, ma figurati, ma chi interessa, ma chi mi conosce, no, veramente era una roba che no, dicevo ma lascia perdere. E poi insomma è venuta fuori questa cosa, mi sono fatto trasportare e devo dire che comunque per quello che ho vissuto fino ad oggi ne valeva la pena, e lo ringrazio, come ringrazio, come ho detto prima, tutti quanti, perché se fosse stato per me non saremmo qua. Ovviamente è una grandissima esperienza questa, no? Io e mia moglie abbiamo cercato di dare il supporto maggiore che potevamo, ovviamente raccontando quello che è stata in maniera semplice la nostra vita. Io credo che poi sono stati bravissimi loro a rendere questo film per come lo vedo io, ovviamente, ma anche se giustamente non dovrei essere io a giudicarlo, perché ne sono troppo coinvolto, a fare questa cosa, questo film in maniera veramente reale, no? Tutti episodi che sono successi e che sono parte della mia vita, insomma. Per cui noi da nostra parte abbiamo cercato di dare il nostro supporto, ma in tutte le maniere, penso, no? Stando anche dei giorni insieme, proprio per conoscerci e per dare degli spunti importanti che potessero servire a loro. È stato sul set? Scusa? Se sei stato sul set mentre giravo. Sì, 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 sì. Sì, sono stato diverse volte. Uno dei momenti anche più belli per noi, nei nostri ricordi, mio di Andrea e Valentina, è stato leggere la sceneggiatura con te. Ah beh, sì, abbiamo letto dall'inizio alla fine. E sì. Voi insomma facevate i vostri personaggi. Sì, sì, sì. Leggevamo le battute. C'erano Andrea e Valentina insomma, lì che prendevano appunti. Appunti. È stato divertente, sì, sì. Beh, anche il momento che hai portato il pallone d'oro sul set. Sì. Ah beh sì, giusto, questo me lo dimenticavo. Sì, c'è stato ovviamente anche quel momento che ovviamente ci voleva il pallone d'oro e siamo ovviamente partiti e siamo andati nel set con il pallone d'oro proprio per renderlo ancora più reale, no? Sì, comunque abbiamo vissuto dei momenti veramente per me poi emozionantissimi, perché vedere delle scene appunto che stava girando Andrea o Valentina ricordavano quello che avevamo vissuto io e la mia moglie, insomma. È vero che purtroppo io quando mi avvicinavo al risultato finale, l'ultima fase del percorso diventava veramente difficile, ma devo dire che è un po' il mio karma, no? È quello che mi ritrovo a dover comunque combattere ogni volta che mi avvicino a qualcosa che desidero. All'inizio mi pesava molto, perché comunque non avevo l'arma per combatterlo, no? Poi per fortuna ho incontrato la pratica del buddismo e questo mi ha aperto un altro mondo. E qui so che funziona così e che è evidentemente qualcosa che ho dentro e che devo combattere, è la missione di questa mia vita, e per cui oggi lo faccio con serenità. Credo che poi ovviamente questo avvenga in una fase dove una persona comincia a far tesoro di tutto quello che ha vissuto, no? Si rende conto che comunque è magari un compagno di viaggio che non puoi mettere da parte quando ti fa comodo. È una difficoltà che purtroppo è vero, mi rendo conto, ma è sempre stato così. Però, come ho detto prima, una volta mi pesava molto di più, oggi so che fa parte di qualcosa che ho dentro e che devo combattere.
Ma forse è stato per gioco, neanche per chissà cosa. È successo durante i mondiali, praticamente, che in questo hotel in America c'era una cameriera di colore che aveva delle treccine stupende. E mi ricordo che un giorno, parlando con lei, per fargli i complimenti di queste treccine perfette, meravigliose che aveva, mi disse: perché non te le fai anche te? Io a quel tempo avevo i capelli lunghi, però ovviamente ricci, e insomma dopo 2 ore era lì che mi faceva le treccine, e per cui poi ovviamente i capelli sono diventati più lunghi, e l'unica maniera per non sbatterli negli occhi quando correvo era mettere un elastico, per cui è nata, diciamo, una così, senza chissà quale pensiero, no? È stata una cosa nata per niente. Non ci avrei mai pensato, veramente, assolutamente, anche perché è stata veramente una roba fatta di corsa, poi con un elastico semplice, poi invece diciamo che mi è piaciuto con il tempo e insomma poi mi ha accompagnato per qualche anno. Intanto credo che, cioè, farei qualunque roba per tornare a giocare, il problema è che ho le ginocchia che non mi seguono, per cui abbandono sempre questa idea, questo desiderio, purtroppo. No, io credo che anche i ragazzi di oggi sia antipatico fare dei paragoni. Lo facevano spesso ai miei tempi, dove magari mi paragonavano a qualcun altro, però io penso che ogni persona abbia le sue qualità e sono differenti da un altro. Quindi credo che oggi ci siano degli ottimi giocatori che hanno solo bisogno di avere la fiducia per tirare fuori le proprie qualità. Questo credo che sia fondamentale nel calcio, ma anche in tutti i settori della vita, no? La fiducia è la prima cosa. La domanda prima, scusa, era? L'insegnamento che vuoi. Ah, sì. Sì, la speranza è quella, perché io, insomma, come si è visto, c'è molto, no, del rapporto con mio padre. Io ovviamente a una certa età non capivo benissimo cosa volesse dire, era quasi diventato, tra virgolette, un nemico, no? Perché era sempre rigido, è un'educazione veramente che non spesso uno accetta, io ancora meno, però poi voglio dire, alla fine è stata la base che mi ha dato la possibilità di non arrendermi mai, di non mollare mai, di andare sempre oltre, no? Per cui una grande gratitudine verso mio padre e l'insegnamento che spero che possa arrivare è proprio quello, no? Che a volte non capiamo l'amore, la protezione, il desiderio che hanno i nostri genitori di aiutarci, per cui spesso ci litighiamo e diventano nostri nemici, ma con il tempo poi tutti questi nodi, per fortuna, se uno ha un po' di amore verso il proprio genitore, si vanno a sciogliere. Questo è la speranza che possa servire per questo, perché comunque tante persone che conosco hanno avuto problemi ovviamente di relazione con i genitori e poi quando non ci sono più uno ci pensa. Posso integrare? Perché c'è un aspetto del Roberto. Certo, prego Vittorio. Il papà si emoziona talmente tanto. Aveva iniziato a girare questo film, suo papà era ancora vivo, e quindi è venuto a mancare in un momento fondamentale. Ma l'altro aspetto educativo, visto che c'era una domanda che riguardava l'aspetto educativo, no? Verso i giovani, una delle ragioni con cui, visto che mi ha tirato in ballo, per quello che rispondo, con cui siamo riusciti a convincere Roberto ad aprirsi con i nostri sceneggiatori e poi con Marco, la produzione, per cercare di dare, la regista poi ha completato l'opera, ma diciamo che inizialmente la motivazione è stata il tuo insegnamento ai giovani, per quanto tu pensi che non sia utile, in realtà ha un profondo significato. E nel film è molto chiaro il messaggio trasversale che senza sacrificio, senza determinazione, senza coraggio, è difficile raggiungere gli obiettivi. Nonostante i sogni si siano infranti su quel dischetto, che anche qui ce l'avete riproposto, e quindi va benissimo, però in realtà la vita ti dà sempre delle possibilità. Quindi il messaggio di Roberto ai giovani è:
pensate sempre che c'è un futuro e questo futuro lo costruite voi attraverso la vostra azione quotidiana, attraverso il vostro essere focalizzati fortemente sul vostro sogno, non mollatelo mai fino all'ultimo, perché non sapete che cosa vi può arrivare. Quindi questo è un messaggio per i giovani, credo, fondamentale. È stata l'arma letale con cui l'ho convinto.